È stata realizzata la rotatoria mobile all'incrocio tra Via Roma e Via dell'Ippodromo per rendere più sicuro l'incrocio e più facili le manovre di svolta in uno dei punti a più alta incidentalità della città, dove spesso si formano lunghe code negli orari di punta. L'obiettivo è rendere più sicura anche la svolta da Via Ariosto in Via Roma, in cui molto spesso gli automobilisti non rispettano l'obbligo di svolta a destra e girano invece a sinistra verso il centro città, in un punto con scarsa visibilità e traffico intenso. Con la rotatoria a pochi metri di distanza è molto più agevole fare inversione. Anche i marciapiedi circostanti saranno ampliati. Uno nuovo è in costruzione sul lato sinistro di Via dell'Ippodromo, oltre ad attraversamenti pedonali in sicurezza. La sperimentazione, che richiederà qualche mese, riguarderà soprattutto il posizionamento e la forma della rotatoria definitiva. In tutto, l'opera comporta un investimento di 200.000 euro, finanziati al 50% dal bando regionale sulla sicurezza stradale. Ritorna da sabato 26 settembre un autunno da sfogliare, la rassegna realizzata dal sistema bibliotecario provinciale pratese con il sostegno congiunto del Comune di Prato e della Regione Toscana, con il coordinamento della Biblioteca Lazzarini. Una nuova maratona che torna nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria. Anche questa 14ª edizione della rassegna comprende un calendario molto ricco, con 170 iniziative fino al 5 gennaio 2021. Sempre più diversificate nel genere e nel target. Al centro il mondo dei libri e il piacere della lettura. Un cartellone che spazia su cinema, musica, filosofia, teatro e arti figurative, anche grazie alla sinergia e alla collaborazione con le associazioni e gli enti culturali del territorio. Questo fine settimana Prato torna allo sport in piazza con il Prato Ping Pong Fest e TT Experience e lo sport nei palazzetti alla presenza del pubblico con il trofeo nazionale obbligatorio di pattinaggio, due manifestazioni che segnano il passo per un graduale ritorno alla normalità. Sabato 26 settembre dalle 10 alle 18.30 Piazza delle Carceri diventerà un palcoscenico per il ping pong, con tornei, esibizioni, la presenza di writer e la possibilità di provare il nuovo format di gioco TTX. L'evento è patrocinato dal Comune e organizzato dal Circolo Prato 2010 ASD e da Federazione Italiana Tennis Tavolo. 10 tavoli, un'area per bambini e un'espositiva con un campo professionale per l'esibizione degli atleti della Serie A1 e il palco che sarà il punto focale della giornata per intrattenimento e musica. Weekend di pattinaggio anche, dove al Pala Rugai andrà in scena il trofeo nazionale obbligatorio, che segna il ritorno a Prato delle manifestazioni sportive aperte al pubblico. In gara 250 atleti di 30 società sportive diverse. L'ingresso alla manifestazione è gratuito e i posti a sedere per il pubblico saranno 150 disposti su due tribune.